successo? Io non lo so! Il rumore veniva dalla vecchia miniera dei nani! Ma la miniera dei nani non è vuota! Sì, lo credevo anch'io! Io sento delle voci! Ascoltate! Wow! Che gran colpo! Forse è meglio che gli adulti lo sappiano! Vecchio saggio elfo, ci sono dei rumori nella miniera! Nella miniera? Ma quale? Nella vecchia miniera dei nani! Non sareste dovuti entrare lì dentro, è molto pericoloso! Ma noi non ci siamo entrati, abbiamo solo sentito un grande colpo! Sì, e la terra ha tremato un po'! Wow! Come adesso! Oh no! Vuol dire che i nani si sono svegliati! Come svegliati? È così, perché all'interno della miniera c'erano soltanto nani addormentati! Infatti, stavano dormendo da anni e anni! Però, se si sono svegliati, avranno ricominciato a scavare! E per quale motivo scavano? Per trovare delle pietre preziose! Oro, diamanti, gemme, tutto! Ma il rumore di chi scava non è forte come quello di un'esplosione! Se sono i nani a scavare, lo è! Questo perché causano davvero delle esplosioni sottoterra! E poi scavano fra le rocce frantumate! Loro scavano, scavano e scavano e scavano e scavano! Sì, grazie, signora Elfo! Continuano a scavare finché non sono troppo stanchi e si addormentano di nuovo. Loro dormono e dormono e dormono. Ma come sono fatti i nani? Sono grandi, molto più di noi. Sì, i nani sono enormi. Ci aspettano momenti difficili. Potrebbero mettersi a scavare per tutto il piccolo regno. Buchi da ogni parte. Che cosa facciamo? Speriamo che decidano che è meglio scavare in altre direzioni. Speriamo che non lo facciano mai qui vicino. Certo! Quindi ci basta soltanto riuscire a far piovere. Questo lo so fare. La pioggia è più semplice delle piante. È solo un po' d'acqua. Allora ti prego, fa scendere la pioggia! Bacchetta magica, ti chiedo un favore. Ci serve dell'acqua, fa piovere per ore. Ma non sta succedendo niente. La magia non ha funzionato. Sì, ha funzionato. Guardate! Nuvole! Sì, ce ne sono moltissime! E le nuvole portano... pioggia! Sta piovendo! Stanno crescendo le piante! Sì! Quante! E crescono anche molto in fretta! Sì! Avevano solo bisogno di acqua! I fiori sono davvero bellissimi! E il loro profumo è così buono! Questo è un vero paradiso alieno! Grazie moltissimo! Siete riusciti a salvare il pianeta Bong! Qui è tutto così meraviglioso! E anche puro! La natura che ci circonda è ancora incontaminata! Siamo attorniati da gentilezza, bellezza e amore! Sì! Coraggio, ragazzi! Si torna al lavoro! Cosa sta succedendo? È arrivato il momento di aprire di nuovo le nostre fabbriche! Ed è normale che facciano tutto questo fumo! Certo! È sempre stato così! Grandioso! È fantastico! E adesso potete cominciare la vostra vacanza! Credo che torneremo nel piccolo regno! Come volete! E se preferite vi accompagno subito! Prossima fermata, pianeta Terra! Holly avrebbe fatto dei giochi di magia alla mia festa. Beh, anch'io non me la cavo poi tanto male. Guarda qui, ecco una moneta. Non c'è più. Oh, che cos'hai dietro all'orecchio? Farai uno spettacolo di magia alla mia festa. Ma è ovvio, piccola mia. Ciao Ben, ciao Holly. Ciao ragazzi. Lucy darà una festa di compleanno degli elfi e delle fate. Fantastico, ho sempre sognato di andare a una festa di compleanno dei bambini grandi. Sì, anch'io, come ci vestiamo? Ci vestiamo come sempre. Dopotutto noi siamo elfi e fate. Il problema è che purtroppo i veri elfi e le vere fate non sono invitati. Sì, ci saranno soltanto dei bambini grandi vestiti con dei costumi da elfi e fate. Oh!
Lucy, qual è il problema? Oh, mamma, io ci tenevo tanto che Ben e Holly venissero alla mia festa. Va bene, allora falli venire. L'importante è che nessuno li veda, soprattutto tuo padre. Fantastico! Grazie, mamma! Vado a dirglielo! Ricordati che l'invito è valido solo per Ben e Holly! Ben! Holly! La mamma ha detto che potete venire alla festa, per fortuna! Urrà! Grazie tante, Lucy! Così faremo delle magie! E parteciperemo ai vostri giochi! Sono stati invitati soltanto Ben e Holly. Quindi tu non vuoi che veniamo anche noi? Ma certo che voglio! Siete tutti invitati, non ci sarà nessun problema! Urrà! La cosa importante è che gli altri non vi vedano, soprattutto mio padre. Ve lo promettiamo! E adesso mettiamo le ali. Così sembri una vera principessa delle fate. Lucy, sono arrivati i tuoi amici. Oh, perfetto! Tanti auguri di buon compleanno, Lucy! Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie! Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate! Posso avere un'aranciata, per favore? Certo! È squisita! Posso avere un sandwich al burro di arachidi, banana e prosciutto? Certo! È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo, ma non la gelatina! Ed è un vero peccato, perché a me piace da impazzire! Tranquillo, posso farla apparire io! Tata Susina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh, ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok, gelatina magica allora! Ancora, ancora, ancora! Inondazione! Un'inondazione di gelatina in una cabina pressurizzata di un'astronave! Tata, questa volta hai superato te stessa! Grazie, vecchio saggio elfo! La gelatina magica è davvero squisita! Cos'è stato? Stiamo rallentando! Il motore si è fermato! Come mai? Te lo dico io come mai! Perché adesso è pieno di gelatina magica! Oh! Alla deriva nello spazio infinito! Resteremo bloccati qui per sempre! Per sempre! Per sempre! Per sempre! Per sempre! Per sempre! Non rimarremo bloccati qui per sempre! Oh, davvero? No! Noi abbiamo Mr. Furbizia! Riparerà lui il motore! Beh, ecco, io... Apro subito il portellone! La torta al caramello ha incollato la bocca di papà. Fammi provare. Voglio vedere io stesso quanto è appiccicosa. Fermo, vecchio saggio elfo. Non toccare la torta al caramello, ci rimarrai per sempre incollato. Ok, diciamo soltanto che la regina ha creato la sostanza più appiccicosa mai conosciuta dall'uomo. E i biscotti di pan di zenzero? Papà ne ha inzuppato uno nel caffè e non si è neanche bagnato. Adesso vediamo quanto è impermeabile. Strabiliante! È fatto del materiale più idrorepellente mai conosciuto dall'uomo! Questi dolci devono essere chiusi da qualche parte, nessuno dovrà mangiarli! Oh no, questo è sicuro! Ma magari potrebbero essere utilizzati per qualcos'altro! Spero di aver preparato abbastanza dolci! Potrei farne ancora, se servissero! Credimi, non ne vorranno degli altri! Più dolci, maestà! Davvero? Sì! Tutti quelli che riuscite a fare? Servono altri biscotti! E dell'altra torta! Oh, splendido! Adorano i miei dolci! Vado subito a prepararli! Chi ha mangiato quelle cose tremende? Mangiato? Nessuno, vostra maestà! Quindi perché ne volete ancora? Questi dolci sono perfetti come materiale da costruzione. I brutti e buoni sono dei mattoni molto resistenti. Già, li mettiamo insieme usando la torta al caramello super appiccicosa. E poi, i biscotti di pan di zenzero super idrorepellenti sono delle ottime tegole. Fantastico! Ma ovviamente non lo dovrete mai dire alla regina. Mai dire cosa alla regina?
Oh, signora Fico, ha ricostruito la scuola, quindi ha raccolto abbastanza soldi vendendo i miei dolci? Diciamo soltanto che i vostri dolci hanno risolto la situazione. Le marmellate sono ugualmente rivoltanti, quindi credo che dichiarerò un pareggio. E adesso la cavalcata delle scope! Hi-ha! È molto brava, purtroppo. Oh! Ora è il turno della signora strega. Grande, almeno è in sella. Hi-ha! Hai visto? Sta cavalcando. Ed è bravissima. E anche per la cavalcata delle scope dichiaro un pareggio. E adesso la competizione di magia! Signora strega! Dove sta andando? Me ne vado alla casa di riposo. Non posso vincere la competizione di magia. Sì, invece! Ha trasformato Tata Susina in una pietra! E anche in una rana, non si ricorda! Solo perché Tata Susina mi ha fatto arrabbiare! E allora adesso deve arrabbiarsi con la strega Wendy. Ma è così ben educata, una persona amabile. Vuole costringerla a chiudersi in quella casa di riposo. Per poi vivere in casa sua. Avete ragione, sono molto arrabbiata. Sì, sono molto arrabbiata. Che inizi la gara di magia. La strega che trasformerà l'altra in pietra vincerà la sfida. Io sono molto arrabbiata. Veramente arrabbiata. Signora strega, è molto emozionante affrontare in gara proprio lei, il mio modello. Sono davvero tanto... Oh, grazie mia cara, è molto gentile. Ha trasformato in pietra la signora strega. Buongiorno bambini, il mio nome è signora Foder. Salve signora Foderingill. Oh, buongiorno, come va? Siamo venuti a salvarla signora. E le abbiamo portato le sue scarpe. Oh, le mie scarpe. È bello indossarle di nuovo. Qua giù è tutto molto rilassante e piacevole. Un po' come una vacanza. Ma sono veramente felice di poter tornare a casa mia, lassù nel mio mondo. Mia maestra, mia maestra. Ah, Daisy, Poppy. Pensandoci meglio, credo che resterò qui. Cara signora, vuole essere salvata da noi oppure no? Oh, io non lo so. È così difficile decidere. Lo renderò facile se vuole. Sì? In quanto regina le ordino di tornare indietro. Oh, beh, in questo caso... Bene, quindi missione compiuta. Si torna indietro. Andare tutti all'ascensore. Oh, no. Non di nuovo quel terribile affare, il mio povero stomaco. C'è un altro modo per salire. Possiamo usare questo pallone. Ora serve solo un cesto. Abracadabra... Tutti a bordo! Addio a voi, nobili abitanti del sottosuolo! Vi porgiamo il nostro saluto, gente della superficie! Ci si vede! Ah, che bello galleggiare dolcemente nell'aria, è molto rilassante! Sono d'accordo con lei, il viaggio lo sarà certamente! Se crede che risalire all'interno di un vulcano sia rilassante... Vulcano? Ma certo! Attraverso il vulcano arriveremo dritti alla superficie. Papà, avevo detto niente vulcani. Oh, non devi preoccuparti, almeno fino a quando il vulcano non deciderà di eruttare. Ops, sembra stia eruttando. Oh, beh, ci siamo. Oh! Oh, il mio stomaco. È così divertente. Di nebbia davanti a noi. Nebbia? Questo non va bene. Andiamo a casa, capitano. No, molte altre avventure ci attendono. Ora vedo delle luci. Sembra che sia un'altra nave. Corpo di mille balene, quella che vedete è la nave del mio amico, Capitan Spigola. Ehi, voi di bordo, Capitan Spigola! Strano, sul ponte non c'è nessuno. E c'è un grande silenzio. Ehi, laggiù, c'è qualcuno? Rispondi, amico mio! Guardi, c'è del cibo sul tavolo! È ancora caldo!
Eppure qui non c'è nessuno. Il cibo è sul tavolo, ma la nave è deserta. Questo sì che è un bel mistero. Nessuno potrà mai venire a sapere che cosa è successo al povero vecchio Capitan Spigola. Questo è un mistero che non sarà mai risolto. Qui c'è un biglietto. Vado a seppellire il tesoro, torno tra 5 minuti. È già risolto allora. Quindi dove pensa che sia Capitan Spigola adesso? Dove seppellireste un tesoro qui intorno? Alla fine dell'arcobaleno! La pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno! Deve essere il tesoro che ha sepolto Capitan Spigola. Venite, andiamo a cercarlo! È il problema di ogni arcobaleno. Più si cerca di raggiungerlo, più quello si allontana. Sì, ma c'è un modo per arrivarci. Bisogna volare. Volare? Ma lei è un elfo, quindi non ha le ali. Già, ma sono un elfo con un pappagallo. Bah, pezzo d'ozzo! Ciurma, tutti in sella! Wow, stiamo volando sull'arcobaleno! È un po' come sulle montagne russe. Oh, il mio stomaco! Qui! C'è la pentola d'oro! Temo che ci vorrà un bel po' prima che sia di ritorno. Una volta sceso dalla montagna dovrà attraversare l'intera giungla e poi il deserto e infine l'oceano e a quel punto raggiungerà il piccolo regno. Buongiorno, Gastone! Che cosa dici? Tutti quanti i bambini, il grande gufo e anche il signor elfo sono bloccati sulla cima di una montagna, sul serio! Allora questa è una missione per il vecchio lupo grigio. Au! Avanti, mostrami la strada, Gastone. La montagna è molto lontana? È ancora lontana? No, siamo quasi arrivati! Ora ci siamo quasi, giusto? È da un secolo che Gastone è partito. Spero che stia bene. Gastone! Ha portato il vecchio lupo grigio! Ah, sono molto contenta di vederti, vecchio asino grigio! Io sono il vecchio lupo grigio! E poi devi anche aggiungere... Ok, ahuu! Qual è il tuo piano, vecchio lupo grigio? Ahuu! Hai portato l'elicottero degli elfi per trarci in salvo? Oppure una squadra del pronto intervento elfi per farci scendere dalla montagna? A dire il vero, mi sono messo in viaggio senza prima fermarmi a riflettere. E inoltre voi siete un po' più lontano di quanto pensassi. Quindi hai deciso di venire fin quassù tutto da solo e non hai nemmeno ideato un piano? Sì, è così, più o meno. Non è che per caso potresti usare la magia? Mi piacerebbe molto, ma lui ha buttato via la mia bacchetta. Oh, ecco perché ho trovato queste due cose ai piedi della montagna. Ah, quanto è bello averti di nuovo qui con me. Ascolta, se non ti dispiace, potresti riportarci a casa ora? Lo faccio in un attimo. Urrà! Non utilizzate la magia. Ho finito. È tutto qui? Sì. E ora credo che andrò a farmi un bel riposino. E così questa sarebbe la camera da letto di Tata Susina. Ma vive circondata da peluche, fiori e coniglietti. È meravigliosa, vero? Finalmente posso farmi una bella dormita. Ah! È troppo morbido. Questo non è un letto. Il materasso è fatto di budino. Che si fa adesso? È l'ora del riposino per il vecchio saggio. E così questa è la camera da letto del vecchio saggio. Non esiste stanza più triste al mondo. Au! Al posto del materasso c'è un asse di legno, per caso? Vecchio saggio elfo, raggiungici al pronto intervento elfi. Oh, che c'è ora? Ti dovrai sedere qui e aspettare che il telefono rosso squilli. E se dovesse squillare, dovrai attivare il pronto intervento elfi e salvare tutte le persone che sono in pericolo di vita. Ci sono dei biscotti? Certo! Wow, fantastico! No, ma come fa un materasso a essere così morbido? Tata Susina! Oh, che cosa vuole adesso? Tata, voglio uno spuntino! Tata Susina! Ho capito, vostra maestà! Ah, gelatina!
Il vostro spuntino, Riccardo. Fantastico! Che cos'è? Gelatina! Ah! Quella è gelatina magica! Rischiamo un'inondazione di gelatina! Oh, oh, state tranquillo! Non ci sarà un'inondazione! Ma basta soltanto che qualcuno dica gelatina magica ancora, ancora, ancora! Ma scusate, chi sarebbe così folle da dire gelatina magica ancora, ancora, ancora? Ops! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Rideranno e rideranno e rideranno e rideranno! Siamo arrivati, care! Allora, dov'è il Leopoldo? Beh, eccolo qua! Cosa? È uno gnomo re? Guarda, in testa non porta nemmeno la corona. Oh, la tengo qui, sotto il mio cappello. Bravo, che persona modesta e anche molto moderna. Io invece sono vestita in modo troppo elegante. Anch'io, d'ora in poi ho deciso che indosserò solo un sacco. Possiamo suonare adesso? Oh, certo. Re Leopoldo, ho il grandissimo onore di presentarvi la banda degli elfi e delle fate. Sono lusingato. Un momento, scusatemi se vi interrompo, ma non ho potuto fare a meno di notare che tra gli strumenti avete un piano magico. Eccomi! Senza offesa, ma una musica delicata come quella che stavate suonando non si addice a un piano magico. È sprecato! Tu per caso conosci del rock and roll? Rock and roll è il mio secondo nome! Vecchio saggio elfo, non è fantastico il rock and roll? Il rock and roll? Sono davvero desolato se la cosa vi deluderà, ma non mi piace neanche un po'. Allora lo prenderò come un sì. Adesso è il tuo turno, signor piano. Coraggio, vecchio saggio, si lascia andare. Se proprio devo, Bilbo Paduda, mi muovo a tempo di musica. Mille grazie a tutti! Povera gigante, questa barca non è commestibile! Che cosa succede? Sembra proprio che la piovra stia mangiando la sua barca! Smetti, torniamo in superficie! Piovra gigante cattiva, smettila di mangiare! Smettila immediatamente, ho detto! Ah, la mia barca divorata! Io non ve l'avevo forse detto? No, ci aveva detto che se la sarebbe mangiata il grande Barry. E invece è stata una piovra gigante. È un vero disastro. Avevo promesso che me ne sarei preso la responsabilità ed è quello che farò. Quindi? Tutto qui, me ne prendo la responsabilità. Bene. Dunque, detesto chiederglielo, ma Tata Susina può fare apparire una barca e riportarci tutti a casa? No. Perché no? Perché lei ha detto bla bla bla, niente magia, e poi gli ha tolto la bacchetta magica, ricorda? Oh, è vero, purtroppo. Quindi ora siamo bloccati qua? No, perché mi è appena venuta una delle più brillanti idee del signor Elfo. Costruirò una zattera grazie a questi relitti. E noi le saremo d'aiuto? Sicuro, papà. Uniamo insieme i pezzi di legno con una corda. Fatto! È finita! Ho l'onore di presentarvi Banty 3! Cosa sarebbe Banty 3? Questa barca! Banty 2 era più bella! Ma non può essere bella più di tanto! È una zattera! Lo so cos'è una zattera! Dov'è il bagno, scusi? È sottocoperta? Qui non c'è la sottocoperta! Non sia troppo severo con Tata Susina! Io credo che non sappia molto di zattere e di marinai! Comunque, dov'è la cucina? È sotto coperta, vero? Sì, probabilmente si trova vicino al soggiorno. Questa è solo una zattera. Qui non c'è né un soggiorno, né una cucina, né un bagno. Non è una barca lussuosa, a quanto pare. No, non lo è, ma almeno ci porterà a casa subito. Che bello, è mattina! Polly, la colazione! Non ho tempo, papà! Una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera! Che bello, è mattina! Ben, non vuoi fare colazione?
Più tardi, mamma! Devo andare a vedere la stella cadente! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Wow! Cos'è che ha fatto questo buco? Una stella cadente! È precipitata dal cielo! Che meraviglia! Allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? Non ancora, ma stiamo per scoprirlo, Vostra Maestà! Abbassare la chela! Stella alle finestre. Che cos'è? Un'astronave? Sembrerebbe un disco volante. Il portello si sta aprendo. Niente panico per ora, ma questa potrebbe essere un'invasione aliena. Bloop. Ah! Invasione aliena! Invasione aliena! Potete farvi prendere dal panico! Blip, bloop, blip, blip. Ma questi sono gli alieni che abbiamo incontrato sulla Luna. Blip, bloop, blip. Ciao, alieni! Blip, 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 blip. Oh, guardate! C'è anche un bambino alieno! Non sono un bambino! Ops! Scusa, ma sei così dolce e piccolino! Sono il più anziano qui! Noi alieni, crescendo, diventiamo più piccoli! Oh, noi crescendo diventiamo più grandi! Che cosa strana! Il mio nome è Zairos! Portami dal vostro capo! Riccardo è il nostro capo! Mi piace tanto giocare nel prato. Spero che rimanga sempre così com'è. Il prato non cambierà mai. È da secoli che esiste e durerà per l'eternità. Cos'è questo rumore? Stanno arrivando i giganti. Svelti, nascondiamoci. Guardate, è solo Lucy, la bimba che abbiamo conosciuto alla fattoria. E c'è anche il suo papà. Questo posto è davvero bellissimo. Sì, papà. È un peccato che dobbiamo metterci a scavare. Metterci a scavare? Perché? Per costruire una stalla per le mucche. Delle mucche, nel nostro prato. Sono stragigantesche. Potranno pascolare qui a loro piacimento. Oh. Basta appiattire queste gallerie scavate dalle talpe. Quella non l'ha scavata una talpa, è la tana di Gastone. Gastone, vogliono radere al suolo la tua bella tana. Non preoccuparti, Gastone. Puoi venire a vivere da me al piccolo castello. Costruiremo la stalla esattamente là. Oh no, così la stalla finirà proprio sopra il piccolo castello. Non preoccuparti, Holly. Tu e Gastone potete venire a vivere da me al grande albero degli elfi. E sistemeremo la scorta di concime laggiù accanto a quell'albero. Oh, ma quello è il grande albero degli elfi! Che cos'è il concime? È la popò di mucca! Oh, allora forse non verrò a vivere al grande albero degli elfi. Grazie comunque, Ben! Comincio subito a costruire il recinto. Psst! Lucy! Lucy! Oh, ciao, Ben! Ciao, Holly! Tuo padre ha deciso di sistemare le mucche proprio dove viviamo noi. Sì! È davvero terribile! Devi dirgli di fermarsi subito! D'accordo, allora vado a spiegargli che le fate e gli elfi vivono qui! No, no! La gente grande non deve sapere dove viviamo! Ma io faccio parte della gente grande, eppure lo so! Perché tu sei speciale! Buongiorno, Vostre Maestà! Buongiorno a te, Tata! La principessa Holly vorrebbe mostrarvi i progressi che ha fatto con la magia. Ci tengo tanto! Con grande piacere, tesoro! Allora, adesso lancerà un incantesimo per voi. Non c'entra la gelatina magica, vero? No, no, niente gelatina magica. Sarete voi a scegliere! Ditemi, qual è la cosa che desiderate di più al mondo? Puoi fare apparire qualcosa di bello? D'accordo! Abracadabra, bobidibù! Oh, ma che cos'è? Sembra proprio essere una scatola di rutti, Vostra Maestà. Ah, è davvero disgustosa. Mi dispiace, papà. È arrivato il momento che Holly assista a delle vere lezioni di magia. Molto bene, Vostra Maestà, vado a prendere la bacchetta. No, Tata Susina, intendevo delle vere lezioni in una vera scuola. In una scuola? Esatto, hai l'età giusta per andare alla scuola della signora Fico. Oh, la scuola di magia della signora Fico. Ci sono andata anch'io quando ero piccola. Sembra divertente, i miei amici possono venire con me. Oh, certamente, Violetta, Rosy, Fragolina e Fiore possono venire a scuola insieme a te. E
può venire anche Ben. Oh, ricorda che lui è un elfo e agli elfi non piace affatto la magia. Credo che preferisca andare alla scuola degli elfi oggi. Buongiorno, bambini. Buongiorno, vecchio saggio elfo. La lezione di quest'oggi si intitola Perché noi elfi non utilizziamo la magia. Chi sa dirmi perché noi elfi non utilizziamo la magia? Perché siamo elfi! Sì, Ben, ma chi sa trovarmi un altro motivo per cui non utilizziamo la magia? Perché siamo elfi! Sì, sì, questo lo so, ma c'è anche un altro motivo. E forse perché la magia crea sempre tanti problemi? Esatto, Jake! Abbiamo saputo che l'asilo ha riaperto, ma stentavamo a crederci, a dire il vero. Chi è la poveretta che farà loro da insegnante? Io, eccomi qui. E io sarò l'assistente dell'insegnante. A Tarquinio è mancato tanto l'asilo. A Tarquinio piace molto l'asilo. È mancato anche a Lampone. E a Ortica. Entrate, bambini. Oh, mi appunto la mano. Buongiorno, io sono la vostra nuova insegnante. Lei è la mia assistente, la signora... È nascosta sotto la scrivania. Buongiorno, bambini. Io sono la signora Elfo. Si rilassi, signora Elfo. Non ha niente di cui preoccuparsi con me al comando. Allora, bambini, adesso... Ehi, hanno fatto scomparire la regina. Sono rimaste soltanto queste. Bambini, che cosa avete fatto alla regina? Via! Noi mandata via! Pronto? Oh, regina Cardo! I bambini mi hanno spedito da qualche parte, ma ritornerò al più presto non appena avrò capito dove sono finita. Dovrà occuparsene lei finché non sarò tornata. Oh, va bene. Arrivederci. Signora Elfo, è lei l'insegnante adesso? Sì. Niente panico, signora Elfo. Tu ce la puoi fare. Sei tu al comando. Forse dovremmo togliere loro le bacchette. Ottima idea, Ben. Niente più magia. Adesso faremo un bel gioco che si intitola Nascondiamo le bacchette. Prendo tutte le vostre bacchette e le nascondo in questo cassetto, così. Ottimo. E ora, bambini, fatemi un bel disegno. Qual è il vostro soggetto? Delle farfalle o dei coniglietti? Dinosauri, guardi! A Tarquini i dinosauri piacciono molto! Oh, va bene! Grandi denti! E così costruiranno una nave vichinga. Ne faremo una anche noi. Sì, ma questo non è copiare? Esatto, Fiore, ben detto. Questo è proprio copiare. Abracadabra, nave vichinga! E per renderla migliore della loro, noi la faremo più grande! Pronto? Salve, Tata Susina! Come sta venendo la vostra barca? È finita! Ho creato con la magia una nave vichinga! Cosa? Ne stiamo costruendo una anche noi! Che coincidenza! Abbiamo avuto la stessa idea, pensa un po'! Tata Susina ha costruito una nave vichinga, purtroppo. Oh! Allora deve averci spiati, di sicuro. A questo gioco si può giocare in due. Chi vuole diventare una spia? Io! Barnaby, allora tu sarai la nostra spia, ma prima devi trasformarti in una fatina. Due ali da fata legate con un elastico, una bacchetta magica giocattolo e un cappello per coprire le tue orecchie da elfo. Scusa, ma le fate lo capiranno che è Barnaby? No, non mi scopriranno, perché sarò travestita! Salve! Salve! Mi sono appena trasferito da queste parti! Vedi, sono una fata! E come ti chiami? Sono Barnaby! Oh, no! Mi chiamo... Bambù! E sono una fata! Ops! Voglio dire... sono una vera fata! D'accordo, entra. Salutate il nostro nuovo amico Bambù. Ciao, Bambù! Guarda, abbiamo costruito una nave vichinga. Anche gli elfi ne stanno facendo una, ma la nostra è molto più grande. Oh! Tu non parli molto, vero, Bambù? Già, sono una fata. Signor Elfo, le va bene se la paghiamo con dei bottoni? No. Il
baule magico dei soldi è rotto? Sì, vostra maestà. Per qualche strana ragione fa soltanto bottoni. E noi dobbiamo pagare il signor Elfo. Sta tranquilla, Holly. Sistemo io tutto. È un po' imbarazzante, ma purtroppo siamo a corto di soldi al momento. Non dovete sentirvi imbarazzato, maestà. Non ne avete motivo. Mi dispiace, sul serio. No, no, non c'è il minimo problema, davvero. Bene. Allora fatemi sapere quando avrete i soldi e io vi riporterò subito il cibo. A presto. Oh, a presto. Ho una buona notizia e anche una cattiva. Davvero? E qual è quella cattiva? La cattiva notizia è che non c'è nessuna buona notizia. Il signor Elfo si è portato via la colazione. E tutto perché non abbiamo quegli inutili soldi. Ma cosa servono i soldi? Io non lo so esattamente, Holly, ma gli Elfi sembrano tenerci molto. Non potresti aggiustare il baule magico dei soldi, papino? Il baule non è rotto. Ci serve solo una moneta d'oro da buttarci dentro. Chi ne ha una? E questo è il problema, caro. Nessuno di noi ce l'ha. Oh, qualcuno di voi sa dove trovarla. Mio padre viene pagato con delle monete in cambio del suo lavoro. Veramente? Puoi trovare un lavoro, papà, e farti dare una moneta d'oro. Beh, suppongo di poterci provare. Quale tipo di lavoro ti piacerebbe fare, papà? Non ne ho idea, ma devo saper fare un mucchio di cose. Sono il re. Ah, vecchio saggio elfo, sto cercando un lavoro. Molto divertente, vostra maestà. No, dico sul serio. Devo guadagnare una moneta d'oro. Capisco. Normalmente dovreste andare all'ufficio di collocamento degli elfi e rispondere a parecchie domande. Ma nel vostro caso... No, no, le ordino di trattarmi come chiunque altro. Certo, sire. Oh, ciao, Fragolina. Ciao, Holly. Vuoi conoscere il mio nuovo animaletto? Oh, sì, entra! Salve a tutti! Vi presento Fufu, il mio scarafaggio arcobaleno. È un piacere! Che carino, è adorabile! Ora guardate! Fufu, seduto! Oh! Ora sulla schiena! Oh! Dammi la ciampa! Wow! Davvero incredibile! Ho fatto addestrare Fufu! È andato a scuola! È davvero impressionante! Perché Gastone invece non sa fare niente? Gastone sa fare delle cose! Sul serio? Sì! Gli abbiamo insegnato a prendere le vostre pantofole! Oh! Mi piacerebbe vederlo! Gastone! Va a prendere le pantofole di papà! Molto bravo, Gastone! Ora mettile a terra, Gastone! Molla! Giù! Molla! Si è mangiato le mie pantofole! Scusa, papino! Cattivo, Gastone! Ah, seduto, Gastone! Ho detto seduto! Ah, credo proprio sia tempo che Gastone venga addestrato! Può andare alla scuola per animali con Fufu! Buona idea, Fragolina! Facci strada! Eccoci arrivati, è la scuola per animali. Guardate, ci sono tutti i nostri amici. Ciao, questo è il mio animaletto. Si chiama Stanley l'insetto. Ciao, Stanley. Gastone. Va tutto bene, papino. Si stanno solo salutando. Questo è il mio animaletto Bobby Lape. Ciao, Bobby Lape. Questo è il mio animaletto, si chiama Arci la formica. Questa è la mia scuola. Caspita, qui ci sono tanti bambini grandi. Rimanete nascosti, non dobbiamo essere visti. Buongiorno, bambini. Buongiorno, signorina Biscotto. Quest'oggi impareremo delle cose meravigliose sulla natura e su Fluffy, il nostro criceto. Chi di voi sa dirmi che tipo di animale è Fluffy? È un criceto. Sì, ma che tipo di animale è un criceto? Oh, è un mammifero. È un mammifero. Esatto, bravissima Lucy. E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus. E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus. Santo cielo, noi lo chiameremo semplicemente Fluffy. Oh no! Gastone ha sentito il profumo delle banane e lui adora le banane. Gastone, vieni subito qui! Fermo! Torna indietro! Noi siamo circondati dalla natura. Guardate questo piccolo insetto. Qualcuno di voi sa come si chiama? Gastone, ed è un maschietto.
Molto divertente, Lucy. È una coccinella, quella! Sì, esatto, è proprio una coccinella. E sapete che cosa mangia? A lui piacciono tanto le torte. E anche gli spaghetti alla bolognese. Torte e spaghetti alla bolognese! No, le coccinelle mangiano i pidocchi delle piante. Mettiamolo al sicuro in questo barattolo. Oh no, Gastone è in trappola! La lasceremo libera più tardi. Spero che non stia troppo scomodo lì dentro. Non preoccuparti, lo faccio uscire io dal barattolo. Ma così ti vedranno. Sta tranquillo, Ben, farò molta attenzione. Signorina Biscotto, c'è una fata che cammina sul mio banco. Una fata, dici? Vediamo un po'. Tata Susina, arriva l'insegnante. Fingi di essere un giocattolo. Oh sì, sono un giocattolo. Oh, ma è una piccola... Salve a tutti! Certo, si sta un po' stretti qui dentro! Devo solo riuscire a salire questa scaletta! Si sta mangiando tutto! Che cosa c'è per dessert? Salvate il nostro cibo! Signor gnomo, non preferirebbe vivere altrove insieme ad altri gnomi? Oh no! Agli gnomi non piacciono gli altri gnomi perché non fanno altro che raccontare storie noiose. Non vedrete mai due gnomi vivere a meno di 100 chilometri l'uno dall'altro. Pronto? Tata Susina, devi tornare qui al piccolo castello, subito! Scusatemi, Riccardo, ma ora abbiamo un problema con uno gnomo. Cosa? Anche noi abbiamo uno gnomo qui al castello. Avete degli altri toast? Devono esserci due gnomi. Facciamo. Non c'è da aver paura! Cosa vuoi dire? Hai sentito cosa ha detto lo gnomo? Agli gnomi non piacciono gli altri gnomi. Quindi dobbiamo solo farli incontrare. Appena quei due si vedranno, scapperanno via. Problema risolto. Urrà! Faremo in modo che i due gnomi si imbattano l'uno nell'altro alla grande collina. Temo che abbiate finito il cibo. Ha mai provato l'albero della colazione? Si trova sulla grande collina. Albero della colazione? Mai sentito prima. Oh, è meraviglioso. Non è vero, Tata Susina? Oh, ehi, ma la smetti con quel gomito? Già, sulla cima della grande collina c'è un albero sul quale crescono salsicce, uova e pancetta. Dici davvero? Io non l'ho mai visto. Oh, vuoi smetterla di darmi gomitate? Tata... vuole che ne crei uno con la magia. Oh, capisco. Vuoi che io faccia apparire un albero della colazione? Oh, silenzio! Ok, vado. Secondo la mappa, ora dovremmo passare vicino ad un albero con un'enorme ruota. Che sciocchezza! Gli alberi non hanno ruote. Aspettate! Non sarà quello? Sì, Ali! È proprio lui! È la vecchia ruota che i bambini grandi usano come altalena! Oh, gente grande! Sembra un po' pericoloso! Questo di sicuro non ci fermerà! I pirati ridono in faccia al pericolo! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Terra, signore! Fine della navigazione! Da qui proseguiremo via terra. E dovremmo camminare molto? Niente paura, mio dolcissimo usignolo! La sua nave ha le ruote! E può muoversi sulla terra! La maggior parte dei tesori si trovano sulla terraferma. Nel mare non c'è poi un granché, a parte l'acqua. Oh, siamo nel parco giochi dei bambini grandi! Ora dobbiamo riuscire a trovare il palazzo dei giganti. Eccolo qui! Ma quella è la scuola di Lucy! Chi è Lucy? Lucy è una nostra amica! È una bambina grande! È proprio sicuro che il tesoro che cerca sia nella scuola? Ma certo! La mappa ci dice che il tesoro è nascosto in questo palazzo! Come faremo a entrare? La porta è chiusa e la maniglia è troppo in alto! E voi elfi non volete che si usi la magia? Sì, esatto! A noi elfi non piace la magia di solito, ma considerato che si tratta di un tesoro... Ricevuto! Abracadabra! Oh! Credevo che semplicemente avrebbe aperto la porta, ma una nave volante è molto meglio! Tutto tranquillo, non c'è alcuna traccia di gente grande. Ma i bambini grandi saranno qui presto. Sbrighiamoci allora. Dobbiamo cercare il simbolo della ghianda per trovare il tesoro. Oh,
Ma perché Ben ci mette così tanto? Signor Elfo, manca ancora molto alla partenza dell'aereo, quindi rilassati. Siamo tornati! Ah, mai abbastanza presto, però! Ma abbiamo una splendida notizia per voi! Gastone è perfettamente sano! E il veterinario gli ha dato un adesivo perché è stato davvero coraggioso! Molto bene, adesso Ben va a fare i bagagli, ricordi? Stiamo andando in vacanza! Papà, ascolta, mi è appena venuta un'idea! Quale? Gastone potrebbe venire con noi in vacanza! Oh, certo! A me sembra un'ottima idea! No! Questa è una vacanza di famiglia! Ma Gastone è della famiglia! Dove stiamo andando non credo che accettino gli animali! Li accettano! Beh, Gastone non verrà! E questo è quanto! Oh. E ora, per la milionesima volta, Ben, vai in camera tua a preparare i bagagli! Sì, papà! Andiamo, Ben, ti aiuto io a farli! Le fate sono bravissime a preparare i bagagli e io sono una fata! Ti aiuto anch'io! Allora, cosa devo mettere in valigia? Forse la cosa più semplice è metterci tutto quanto. Quindi anche la palla, giusto? Tu vorresti giocare, vero Gastone? Prendila! Bella presa! Gastone è bravo a giocare a palla. Su, di nuovo, prendila! Gastone, ti sei fatto male? Guardate, ha un'antenna ferita! Dobbiamo riportarlo dal veterinario! Ben, allora hai finito di fare i bagagli? Sì, papà! Bene, quindi ora possiamo partire, tutti a bordo! Potremo partire appena torneremo dal veterinario! Tornare dal veterinario? Ma cosa? La fatta madrina! Principessa Holly, è ora di tornare a casa! Oh, devo andare, ciao a tutti! Ciao! Holly, il drago ti sta seguendo! No, Dave, adesso devi tornare a casa tua! Ma dov'è casa sua? Lo hai fatto apparire tu! Allora forse non ce l'ha! Non importa, puoi venire al castello con me! Di 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 da! Dum di dim di da, di 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 da, tata, di dum. Tata! Ciao, bambini! Ah, un cucciolo di drago! Il suo nome è Dave e verrà a vivere con noi. Mi dispiace, Holly, ma escludo che il re ti permetta di tenere con te un drago. Oh, ma che bello! È un cucciolo di drago! Non è dolce? Possiamo tenerlo? Ma certo, perché non dovremmo? Ripensandoci meglio... Mandate subito quel drago fuori di qui! Oh. Dave può venire a stare da me. Ai miei genitori non dispiacerà. Ottimo! Problema risolto! Andiamo, Dave! Ben, sicuro che ai tuoi genitori non dispiacerà? Saranno d'accordo. Però è meglio che non si faccia vedere prima che parli con loro. Va bene. Dave, seduto! Bravissimo! Papà! Ricordi che mi hai promesso che potevo tenere un animaletto? Sì, hai l'età giusta per prenderti cura di un cucciolo. Qualcosa di piccolo per cominciare, magari una formica. Oppure un pesce rosso. Sì, oppure... che cosa ne dite di... un drago! Allarme drago! Allarme drago, sputa fuoco! Allarme drago? Salvate l'albero degli elfi! Scusa Ben, dobbiamo dare una mano. Il grande albero degli elfi è in pericolo! Draghi, sputano fuoco! Sono Bambola Susina. Cambiami il pannolino. Non sapevo che avessero una tata Susina, Bambola. Non ce l'hanno. Credo che quella sia proprio tata Susina. Ha ragione. Infatti, sono io. Potete trasformarmi di nuovo. Povera tata. Oh, vi ringrazio. Ma qui non c'è un attimo di pace. Non potresti fare la bambola per un po', solo per tenerle tranquille? Niente affatto. Ho un mucchio di lavoro che mi aspetta. Devo lavare i piatti, stirare. Bambola Susina, Bambola Susina. Oh, pace e tranquillità. Resta così, tata. Che cosa posso fare ora? Non riuscirò a sbrigare nessun lavoro se resto così. Non preoccuparti, tata. Ti ritrasformo io. Oh, grazie, Holly.
Le gemelle piangono di nuovo! Ho trovato! Gli elfi possono fabbricare una bambola Susina! Gli elfi sono bravi a fabbricare le cose! E io sono un elfo! Ottima idea, Ben! Vecchio saggio elfo, potresti costruire una bambola Susina? Per le due gemelle! Ditemi un po', come deve essere questa bambola, piccola? Bambola Susina! Ecco, deve essere proprio così! Oh, è molto chiaro! Daisy, Poppy, fatemi tornare subito come prima o... Sono bambola Susina! Dammi da mangiare! Certo, sono sicuro che riusciremo a farne una coppia esatta! Entrate pure, bambini! Se adesso premo il tuo pancino, mi canterai una canzone! Non provare neanche a pensare di premermi la pancia! Bambola Susina, dolce e piccolina! Lo sei veramente! Sei dolce e piccolina! Allora, come farai a riprodurmi? Utilizzeremo questa macchina copiatrice! Con piramidi, cascate, fontane, splendide statue che raffigurano delle divinità e poi un grande tesoro. E dove si trova? In mezzo alla giungla, chilometri e chilometri da qui. Sarà un viaggio molto lungo e pericoloso. È meglio che parta subito. Dovrà essere forte, mio dolcissimo pasticcino. Vedrà che ritornerò presto. Oh, esplori con calma la città perduta, tranquillo. Leviamola ancora! Buona fortuna, Barbarossa! Ti ringrazio, ma noi pirati non abbiamo bisogno di fortuna. Mi faccio una bella risata di fronte al pericolo. Addio, amici! Ciao! Povero Gastone! Barbarossa il pirata gli manca già molto! Questa sì che è vita! Io adoro andare all'avventura! Oh, bene, finalmente ho avvistato la giungla! Città perduta, sto arrivando! Eccomi! Che cosa c'è, Gastone? È preoccupato per Barbarossa! Sta tranquillo, Gastone. Se dovesse trovarsi nei pasticci, chiamerà subito. Pronto? L'ho trovata, Tata Susina! La città perduta! Oh, è meraviglioso! Il problema è che ho avuto un pochino di sfortuna e adesso sono terribilmente in pericolo! Non si fa una risata di fronte al pericolo? Certo, è così di solito, ma sono in trappola. Le corde del mio dirigibile sono bloccate dalla folta vegetazione! Veniamo subito a salvarla noi, Barbarossa! Sì! Non sentitevi in dovere, sopravviverò qui! Mangerò bacche e frutta e verrò delle cucce di rugiada. Dovrei riuscire a cavarmela per un paio di settimane. Sempre che non venga morso da un serpente prima. Non permetteremo che le accada. Gli elfi stanno arrivando. E arrivano anche le fate. Guarda che bifio, sono davvero stupendi. Su, arrivano i giganti! Sì. Arrivano i giganti! Che succede, fragolina? Ho visto due enormi persone grandi venire da questa parte! Ah! Persone grandi con i loro enormi piedi! Non sai mai che cosa calpesteranno con quei grandi piedi? Salve a tutti! Siamo noi, vedete? Oh, bene, Holly! Ma siete enormi! Merito di Holly e della sua magia! E adesso vogliamo rimanere grandi! Bene, mi fa piacere, ma potresti per favore alzare il tuo piedone? Oh, mi scusi tanto! Non volevo pestarla! Niente di grave, principessa Holly! Ma se volete rimanere grandi, dovrete fare attenzione a dove mettete i piedi! Holly, è ora di cena! Oh, è Tata Susina! Arrivederci a tutti! Ben! È ora di cena! Questa è la mia mamma! Ci vediamo presto! Piede, piede, piede! Ops, ci è mancato poco! Mi scusi! A domani! Ciao! Ciao! Suonate l'allarme! Gente grande! Gente grande! Chiudete le porte! Va tutto bene, mamma! Sono solo io! Oh, Ben! Come hai fatto a diventare così grande? Holly mi ha fatto crescere con la magia! Ma così non puoi certo entrare in casa! Holly non potrebbe farti tornare piccolo? Potrebbe, ma io non voglio! Ho deciso che rimarrò così grande per sempre! Oh, va bene! Si tratta della tua vita, in fondo! Vuoi qualcosa per cena? Sì, grazie! Ti ho preparato una grossa torta! È davvero deliziosa!
Buon appetito! Non avresti qualcosa di più grande? Mandy, che cosa stai parlando? Quella è una torta enorme! Che sta succedendo, Tata? È una tempesta nel castello! Mi chiedo se questo abbia qualcosa a che fare con mia madre. Salve! Holly può venire a giocare? Ciao, Ben! Holly scenderà fra un minuto. Avete sentito la tempesta questa notte? Sentita! Era sul nostro letto! Una tempesta in camera da letto! Forte! Una tempesta magica, caro! Buongiorno, madre! Temo di sapere già la risposta. Ma chi ha insegnato alle bambine un simile incantesimo? Io! Ma che sorpresa! Soltanto qualche tuono e un po' di vento, mio caro. Nulla di cui preoccuparsi. Madre, cos'altro hanno imparato? Oh, solo qualche innocua piccola magia. Salve a tutti! Ciao, Holly! Buongiorno, Ben! Ah! Perché ora ci sono due Holly? Daisy e Poppy mi hanno fatto un incantesimo! Le abbiamo pregate di non farlo! L'hanno fatto comunque! Questo è quello che succede quando Daisy e Poppy fanno delle magie! È solo un incantesimo di duplicazione, niente di grave! Non è come se ci fossero 10 Holly! Buongiorno! 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 Buongiorno. Anche se ci fossero, non sarebbe una cosa carina? Bacchetta, bacchetta! Dove hanno preso quella bacchetta? Oh, sembrerebbe la mia, caro. Ciao, ciao! Sono scomparse! Le gemelle sono scappate! Sono uscite dal castello! Devo suonare subito l'allarme gemelle! Vi state agitando tanto per niente. Oh, davvero? Le gemelle sono là fuori, da qualche parte con la tua bacchetta. Quali altri incantesimi hanno imparato? Avanti, salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza. Per favore, signor Elfo, cerca di divertirti un po'. D'accordo, ci proverò. Pronti per il decollo? Sì! Si parte! Noi in vacanza andiamo, noi in vacanza andiamo e ci divertiamo. Forza, papà, canta con noi. Sì, vedrai che cantare è molto rilassante. Non posso rilassarmi adesso, e se ci fosse qualche problema? Oh, non essere sciocco, dai, che problema potrebbe mai esserci? Oh, no! Che succede, papà? Il motore si è rotto. Devo fare un atterraggio di emergenza. Dove siamo adesso? Siamo in un posto sconosciuto. Vedo solamente acqua sotto di noi. Preparatevi per l'impatto. Guarda, papà, è un'isola deserta. Bene, tutti fuori dall'aereo. Una vera isola deserta! Non vi sembra meravigliosa? Sì, la trovo davvero adorabile! Guardate che splendida spiaggia! Siamo bloccati su un'isola deserta! Che cosa faremo? Rilassati, ci sono posti peggiori in cui rimanere bloccati! Sì, possiamo passare la vacanza qui! Chi vuole un po' di limonata? Ma finita la vacanza, come torneremo nel piccolo regno? Possiamo mettere un messaggio nella bottiglia! Bravo, Ben! I naufraghi sulle isole deserte fanno così! Scriviamo una richiesta di aiuto! Mettiamo il messaggio nella bottiglia e a questo punto la gettiamo in mare! Adesso dobbiamo solo aspettare che qualcuno la trovi. Fantastico! E quanto tempo pensi ci vorrà? Ora dormono tutte. Ottimo! In questo modo saremo molto più al sicuro. Entrerai subito nell'alveare e prenderai il miele. Non ancora! Ci serve una misura di sicurezza d'emergenza. Una misura di sicurezza d'emergenza? È una precauzione in più nel caso la prima precauzione che abbiamo preso non funzionasse. Guardate bene, è piuttosto interessante. Ma
Ma che cosa vuole fare, Tata? Non lo sa nessuno. Probabilmente sarà qualcosa di stupido ma divertente. Tada! Ve l'ho detto, si è vestito da ape. Esatto, così se le api si sveglieranno penseranno che io sono una di loro e almeno non mi pungeranno. Una precauzione d'emergenza. Esatto, Ben. E adesso potrò introdurmi volando nel loro alveare. Tu non sai volare, ricordi? Ed ecco perché sta arrivando l'elicottero degli elfi. Sollevami, forza! Subito! Le api dormono? Sì! Hai il costume d'ape? Sì! Il barattolo per il miele? Sì! Allora alzati subito in volo! E adesso osserverete come un apicoltore si mette al lavoro. Con calma, prudenza e anche con grande accortezza. Io sono un'ape! Bzz, bzz, bzz. Introducimi lentamente! Perfetto, sono dentro! Fammi scendere più giù! Tutto questo solo per un barattolo di miele? Sì, è davvero emozionante! Troppo in basso! Un po' più in su! E adesso un po' a sinistra! Presto le api si sveglieranno, deve darsi una mossa! Va bene così, sono in posizione! Svelto, vecchio saggio elfo! Ora anche tu potrai fare tutte le cose che facciamo noi! Oh! Allora posso salire in groppa a Gastone? Ok! Ora tieniti forte alle sue antenne! Spingile avanti per partire! Oh! E poi spingile indietro per volare! Non spingerle troppo indietro, farai il giro della morte! È stato molto divertente! Posso vedere le vostre case? Ma certo! Vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi? O del piccolo castello? O venire a casa mia? Dov'è casa tua, Fragolina? Io e Violetta viviamo nel villaggio delle fate. Oh, mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate. D'accordo, seguitemi. Siamo arrivati, ecco il villaggio delle fate. Wow, e vivete dentro a questi funghi velenosi? Sì, una volta vivevamo dentro a funghi commestibili, ma la gente grande li raccoglieva. Nessuno mangia i funghi velenosi. Non c'è la porta d'ingresso? Sì che c'è, è una porta magica. Prima devi bussare 3 volte. Poi girare su te stessa e dire apriti sesamo. Visto? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ciao, paparino! Il mio papà è il sindaco delle fate! Sì, e sei arrivata giusto in tempo per la riunione! Quale riunione? Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato! Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic! Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa! Può dirlo forte, hanno addirittura calpestato mio nonno! E hanno mangiato la mia casa! Ricordatevi una cosa, alle lumache non piacciono i rumori forti, sono molto paurose! Sì, Miss Jolly! Non preoccuparti, Grilletto, questo cowboy è nostro amico! Bene, e adesso vi porto a conoscere le altre lumache. Queste sono Dobbin, Muffin, Cupcake. Sono davvero adorabili! Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Sansone. Miss Jolly! Sì? Sansone non ha il guscio, come mai? Non ha il guscio perché è un lumacone. Un lumacone! Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene, non dovete mai camminare dietro alle lumache. Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio, ecco perché. Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache. Allungate la mano, in modo che possano annusarvi. Ciao, Bobby. Sono piuttosto diffidenti, hanno bisogno di tempo. Dagli una piccola pacca sul guscio. Coraggio, Bobby! Non avere paura di me!
Ben fatto, è diventato tuo amico. Possiamo cavalcarle adesso? Non ancora, prima ci aspetta del lavoro. Innanzitutto rassettiamo le scuderie. Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca. Popò di lumaca, beh! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò. La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia. È questo lo spirito giusto. Bravissimi, mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani. Passiamo alla strigliatura adesso. Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare. Prendete tutti una spazzola e poi date una bella sgrassata ai gusci. Sì, papà. Sono curioso, com'è nonno Cardo? Com'è nonno Cardo? Oh, è completamente matto, Ben. Qualunque cosa accada, non chiedetegli mai dei suoi hobby. Sì, papà, papà, papà! Ultima fermata, il castello dei nonni! Prego, scendere! Oh. Wow, un castello sulle nuvole! Oh. Suona il campanello. No, Ben, non toccarlo. Voi non toccate niente, ora ci penso io. Oh, sembra sia un normale campanello questa volta. Di solito qualcosa salta... Ah! Salve, sono Surprezius, il ragno. Salve, madre. Oh, quindi mi hai riconosciuta. Ciao, nonnina. Mie care, care bambine. Salve, nonna Cardo. Ciao, Ben. Benvenuto alla mia grande festa. Oh, Cedric. Oh, ciao, Millicent. Entriamo in casa, miei cari. Ci divertiremo come pazzi. Ha un arcobaleno dentro casa. È fantastico. Sì, gli arcobaleni sono molto meglio delle scale. A meno che non cambi il tempo. Oh, cielo! Sembra stia arrivando un temporale. Oh, magari potresti mettere delle scale normali un giorno o l'altro, madre. Cosa? Scale normali? E dove sarebbe il divertimento? Qualcuno vuole un dolce magico? Questi dolci sono straordinari. Miam, 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 davvero delizioso. Oh, certo, questi sono dolci magici delle fate.